In quest'ultimo tutorial del nostro corso di PHP di base vedremo le funzioni include e la sua equivalente require e la funzione mail. La funzione include serve a includere appunto dei file all'interno della nostra pagina esterni e la funzione mail serve a inviare invece delle mail attraverso il nostro script PHP. Per cominciare, vediamo solo un secondo a che cosa serve, a cosa può essere utile, a che cosa può essere utile la funzione include. Allora, dovete sapere che praticamente i siti fondamentalmente sono fatti di varie parti. Se questo noi pensiamo che sia una pagina di un sito, possiamo dividere un sito in fondamentalmente, tendenzialmente, 1, 2, 3, 4, 5 parti fondamentali. Abbiamo un header, questo, abbiamo due colonne laterali, un footer, questo qui è una parte centrale. Come vedrete, molto spesso i siti hanno queste quattro parti esterne, fondamentalmente sempre identiche, in cui magari c'è un menu, c'è una immagine o qualcosa nell'intestazione o l'header e così via, mentre la parte centrale cambia. Com'è possibile che io abbia queste parti sempre uguali? In ogni pagina le voglio avere sempre, le devo ricostruire identiche? E se io ne faccio tante, quante sono le pagine? Quando cambio una cosa in questo punto qui, la devo cambiare in tutte, mettiamo le 1000 pagine del sito, questo sarebbe molto complicato. Bene, per ovviare a fare questo si creano praticamente dei pezzi di pagine esterni, quindi questa parte qui in realtà è un file esterno, che si chiamerà header per dire. Questo file si chiamerà header, magari questa parte qui la chiameremo sinistro.php, questa parte la chiameremo destra, footer.php e così via. Che cosa farò per semplificarmi il lavoro? Creerò un file index o creerò i vari file in cui sarà diviso il sito e all'interno di questo sito, all'interno di questa pagina, io richiamerò questi pezzi sparsi insieme. E il modo con cui si richiamano queste parti di pagine è la funzione include, con il nome del file che io vado ad includere. Quindi qui c'è un piccolo error, non è header ma sarebbe header.php. Comunque, per capire, questo serve semplicemente per capire la funzionalità di include. Adesso andiamo a vedere un esempio pratico, così ci spieghiamo meglio. Mettiamo che noi dovessimo includere all'interno del nostro file, nel nostro root, un file che creiamo ad hoc e chiameremo incluso. Sintassi ovviamente è questa, incluso.php. Allora, ovviamente in questo modo noi includiamo all'interno di questa pagina che fondamentalmente è vuota, a parte questa riga in fondo che adesso metto perché voglio spiegare una cosa, prima di questa riga ci sarà incluso quello che si trova all'interno del file incluso.php. Per adesso il file non esiste quindi ci darà errore. Questo mi serve per spiegare la differenza che c'è tra include e require. Per adesso vediamo cosa succede usando include. Include, non essendoci questo file, ci darà un errore, però continuerà a leggere la pagina e quindi ci presenterà questa parte di codice. Andiamo a vedere se combacia nel nostro server locale. Quindi abbiamo un errore, ovviamente, però vedete che qua in fondo abbiamo la scritta che c'è in fondo, quindi ci dà un errore ma continua a leggere la pagina. Cosa diversa capita se noi invece di include usiamo require. Require fondamentalmente ci presenta l'errore, ma poi si interrompe, quindi si accorge che non esiste l'incluso, quindi si ferma qui e ci dà l'errore, ma si ferma qui e questa parte di pagina non sarà visibile. Vediamo. Quindi è molto importante capire quale dei due funzioni usare. Come vedete ci dà sempre un errore, ma qui non ci presenta più la parte scritta. Adesso per vedere che funziona invece andiamo a crearci file dentro il nostro server. Ora vediamo di farlo funzionare andando nel nostro server e creando un file, no, cartella, scusate. Creiamo un file incluso.php. Ovviamente ci mettiamo dentro qualcosa e ci mettiamo dentro a questo incluso PHP, ci mettiamo dentro io sono il file incluso PHP. Ok, a questo punto che cosa succederà? Questo file qui verrà incluso all'interno di questo file,
Quindi avremo un file in cui ci sarà scritto io sono il file incluso e poi continua la pagina. Vediamo se questo succede nel nostro server locale. Ecco qua, funziona. Bene, questo per quanto riguarda include. Adesso vediamo la funzione mail che consente di inviare un'email attraverso uno script PHP. Intanto vediamo la sintassi. La sintassi è mail e poi tra parentesi i vari parametri che sono a chi viene inviato, l'oggetto del messaggio, il messaggio stesso, gli headers che sono praticamente da chi è stato verso chi viene mandato il messaggio, e anche in copia carbone e in copia carbone nascosta. Ovviamente qui ci vuole il punto e virgola. Questi sono i parametri e eventuali altri parametri. Vediamo subito come funziona attraverso un esempio pratico che per comodità io mi sono già scritto per far prima. Eccolo qua. E che adesso spiegherò prima di farlo funzionare. Allora, past. Ok. Abbiamo l'inizio, vabbè, HTML e abbiamo praticamente il modulo di invio delle mail è questo. È questo qui, esatto. Noi andiamo a prendere i vari dati, i vari parametri della funzione dei moduli di request da un form. Una volta che ovviamente il form è stato compilato, vengono messi all'interno di queste variabili. Queste variabili poi vengono passate come parametri alla funzione mail, in cui ci saranno i vari valori. E se tutto va bene, verrà stampato grazie per aver usato la nostra email, rimasto in inglese questo. Qual è la cosa interessante? Che c'è anche una funzione if che permette di, praticamente nella stessa pagina, di prima mostrare il modulo. Infatti, in questo caso l'if controlla se esiste un parametro passato all'indirizzo del sito, in cui esiste una variabile mail che può essere recuperata. Questa variabile mail che verrà recuperata da request, che è il neutro di $post o $get, questo forse non l'abbiamo visto, ma ha la stessa funzione di un $post in questo caso, controlla che sia stato compilato un modulo. Il modulo dove si trova? In questo caso, quindi, la prima volta questo non avviene perché il modulo non è stato compilato. Quindi, cosa fa la prima volta che apre questo script, il browser, il server? Questa parte la salta e passa ad else. In else cosa abbiamo? Abbiamo la creazione di un modulo. Un modulo che, se compilato, passerà a vari parametri, varie stringhe, insomma, variabili, insomma, che verranno recuperate appunto tramite il modulo, la funzione request. Quindi la prima cosa che verrà mostrata è questa, cioè il modulo. Una volta che sarà stato compilato, PHP si accorgerà che questi parametri, questo parametro particolare, uno solo, ma se ne scelto uno, andava bene qualunque, è stato compilato, quindi il secondo passaggio in cui il modulo che invia se stesso, quindi il modulo all'inizio, cioè non c'è un action verso un altro file, perché non c'è bisogno, perché praticamente questa pagina si comporta in maniera diversa come fossero due pagine a seconda del fatto che il modulo sia stato compilato oppure no. Quindi, ricapitolando, appena entriamo la prima volta in questa pagina, mostreremo questo modulo. La seconda volta una volta che ci compriamo il modulo, andiamo submit, andiamo di nuovo a noi stessi. Però in questa occasione ci sarà la scelta di questa seconda parte dell'if, in cui i vari parametri verranno recuperati e verranno spediti con la mail. Dal momento che il mio server locale non è stato settato per poter inviare delle mail esterne, questo file lo salverò sul mio server web. Scusate, lo metto in italiano, insomma. Grazie per aver inviato l'email. Ok, salva la name perché non ha senso chiamarlo in ASP, chiamiamolo send.php. A questo punto l'abbiamo pubblicato su un server remoto, andiamo a vederci il server remoto in questione.
a posto, dovrebbe dirci che siamo partiti. Ci va sull'index. Ah, ok. C'è un piccolo problema che va corretto. C'è un piccolo problema che va corretto. Send. Edit. Bisogna chiamarlo send, perché se l'abbiamo chiamato send, lui invia se stesso e quindi bisogna che però se stesso sia se stesso. Ok. Torniamo sui nostri passi. Aggiorniamo. Perché così abbiamo rinnovato la cosa. Inviamo la richiesta. Grazie per aver inviato la nostra email. Come vedete, il modulo funziona. Bene, per questa serie di lezioni di PHP base è tutto. Vi rimando al mio corso di PHP avanzato che inizierà tra breve.